Abbiamo una zattera di salvataggio, eh? Pure? No, ma è fantastica questa cosa! Avete pensato a tutto! Ciao a tutti! Oggi faremo una cosa che tutti i marinai hanno sognato di fare almeno una volta nella loro vita, e cioè apriremo la zattera di salvataggio. Ovviamente è una situazione che non auguriamo a nessuno, però pensiamo che sapere cosa c'è dentro e come si apre possa essere estremamente utile, visto che questo dispositivo può salvarvi la vita anche a poche miglia dalla costa. Le immagini che vedrete in questo video non vogliono assolutamente sostituire alcun corso sulla sicurezza, ma sono tratte dalla nostra vita ed esperienza in barca a vela. Quindi iniziamo. Su Gentilina abbiamo dovuto posizionare la zattera sotto il boma, immediatamente dopo lo spraywood. Su altre barche la zattera è posizionata di fronte all'albero maestro o riposta nei gavoni. A nostro parere la posizione più comoda per il lancio è sul pulpito di poppa, con una struttura adeguata. Dopo aver inviato il Mayday, lanceremo la zattera in acqua con la sagola assicurata alla barca e tireremo con forza la cima di apertura. La zattera è equipaggiata di ancora galleggiante con cima, anello galleggiante con cima per il recupero dell'uomo a mare, due pagaie, un foglio di istruzioni per le azioni immediate, il manuale di sopravvivenza e un coltello. Oltre a ciò troveremo una sacca stagna contenente tutto il materiale di emergenza. Nella sacca troveremo 30 litri d'acqua, 8 scatole di razioni di emergenza, 2 fumogeni galleggianti, 2 razzi con paracadute, 4 fuochi a mano luce rossa, una sassola con 2 spugne, il kit di pronto soccorso, 2 scatole di compresse contro il mal di mare, una pompa per il gonfiaggio manuale, un kit di riparazione veloce della zattera, 6 sacchetti per il mal di mare, una sacca per la raccolta di acqua piovana, 2 coperte termiche, una torcia e un sacchetto contenente le pile e la lampadina di ricambio, il kit da pesca, uno specchio eliografo, un bicchiere, un fischietto. Quello. Apriamo un cibo della zattera, cibo compresso. Oh madonna santa. E caffè. Hanno messo il caffè ma si sono dimenticati la macchinetta. Si sono sbagliati a sapone. Chi assaggia? Io. Buon. È buono, assaggia il biscotto. Le nostre zattere devono essere revisionate ogni 2 anni per verificare il corretto funzionamento e il loro contenuto. Ricordatevi che potrebbe essere una buona occasione per personalizzare la vostra zattera. Abbiamo cercato di riassumere le caratteristiche principali di una life raft. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!